quando ha acceso le sirene l'ho cagato su. C'è avuto l'ansia che era per te, e invece era solo uno che braccio. Sta stirai zoccoli. Ma raga, vi ricordate il video che abbiamo fatto con tutti i prodotti silenziosi, no? Se ci riesco. Ecco, quest'oggi faremo tutto l'opposto. Siamo andati da El Magico a Pirotecnia Prenestina da Lorenzo e abbiamo preso delle cosine carucce. Gli hai detto a Lollo dei prodotti che ci servono? Sì. Ragazzi, siamo qui da Lorenzo perché ci serve un po' di roba rumorosa, per meno quello che devi fare, padre. Che succede? Vedi rumori, cose. Allora siamo qui a prendere rumorosi qualche oggi. Fissione, qualche volata, qualche letofe, batteria a tofe, mi ha detto che andava a vedere, no? Poi vabbè, sempre le solite cose di Marica, le mitragliette, vabbè, le palline degli orchi. Vediamo un po', No, lo stava a parlare al telefono, lo stava a disturbare subito. Chiudo io. Hai fatto il sentino, che l'hai fatto? Una guardia. Abbiamo fatto una guarda. Che mese le persi oggi? Che no, ci serviva. Che ci serviva? Qualcosa di rumore. La batteria, così. Qualcosa di rumore. Ah, quindi siamo passati da... Dai silenziosi. Sì, sono belli, però rumoroso. Però volevo una roba un po' fastidiosa, vicina. Dentro un negozio del genere, 90%. Che sta? È rumoroso, sì. Quindi che rumore interno. Sì, ho i rischi un po' forti, e le mitraglie un po' grandi, tutto un po'. Ho capito, dai, non ci penso io. Non ci penso io. Tipo, ecco, questi, tu dovevi organizzare un brisciamolo. Queste, sai che sono arrivate? Ecco, ho fatto trovare un po' di cose... particolari, dai. È stato un attimo, Ti serviva qualcosa col fischio, che poi abbiamo fischi, abbiamo tofe, che ha l'effetto particolare. Che non abbiamo mai provato questo. Vero. Sempre sentito di, no? Sì, questo è un articolo particolare, molto bello, a me piace molto. Si utilizza del corpo. Sì. Questi, guarda, almeno una cinquantina di metri arrivano, quindi salgono molto. E poi vabbè, abbiamo gli Avatar, questi li abbiamo mai provati, giravoci che sono dei simili Comet 2, questi, beh, come tu li conoscevi tutti, però sono i fischi a botto della Levi, ma prima ne uno, vediamo un attimo. Sono, sì, cioè, io non mi Comet, ci impegno un attimo, sono un Comet, vai, fatto, vediamo un po', ah, guarda che roba, ma questi dobbiamo proprio per forza, oh. Guarda che bello. Praticamente è molto simile al Comet, sarà pure simile agli effetti, però la grafica è diversa. Bella. A me hai chiesto cose che facevano il casino, particolari. Il pacchettone questo è... Beh. Ma questo accende un insieme. No, questo accende una volta. E ci abbiamo le... Ci abbiamo le mitraglie. Allora queste tutte insieme, dai. Quelle della... 4-5 insieme le accendiamo da 200 volti, vabbè, poi gli esperimenti veduti, non ti dico niente, uno alla volta, capito Maria? Va bene. E poi vabbè, abbiamo il fiorellino crackling, abbiamo la fontana crackling, quella da 2 minuti, questa mi sa che qualche 2 minuti a pezzo, quindi sono 6 pezzetti, sono 12 minuti di fuoco, di scoppietti, diciamo che 12 minuti. Queste sono le cose belle, queste sono le cose. Questi si sa. Le ho messe perché queste sono le vostre preferite proprio. Preferite. Che ti piace sparare a capo da una polina scoppiettante? Gigante. Sì. Gigante, queste sono grandi. E poi questa? Ah, c'è la volata. C'è ragione, questa l'ho ascoltata. Questa è la volata, ovviamente si arriva la chiusura di uno spettacolo. Beh, pure con queste però ci sta dicendo le chiusure, no? Allora, con questo qui ci puoi chiudere e ci puoi aprire. Negli spettacoli, solitamente. Grandi. Allora, sì, diciamo, questo qui lo può utilizzare anche uno spettacolo amatoriale, sì. Comunque non è. Però si utilizza direttamente per farci chiusura. Sì. Quindi una volata a fischi e spacco. E questa qui invece solitamente ci si può aprire e ci si chiude, poi perché lo puoi mettere in qualsiasi punto dello spettacolo, però diciamo che solitamente lo utilizziamo più in apertura. E anche a volte nelle chiusure. Allora, vuoi qualcosa di particolare? Questo qua. Sono prodotti rumorosi. Più di questo, insomma,
questo, rumoroso è questo, non è che c'è. Rumoroso è, c'è altro rumore, però. Rumore, ma poi di altre categorie noi possiamo fare questo. Quindi andiamo a provarli. Ora spariamo al tramonto. Come fai a non sparare due fuochi con questo, allora, questo cielo? Federico quando vede questo tramonto pensa ai fuochi d'artificio. Io quando vedo questo tramonto a cosa penso? Tanto non lo metto nel video. A fare le foto con la mia macchina. Tanto nel video non lo metto. Eccoci qua, ragazzi, sulla zona di sparo, in attesa che Marica smetta di sbadigliare. Abbiamo allestito tutto il materiale preso dal nostro Lorenzo. Che ci tengo a ricordarvi il codice sconto, ragazzi, polverin al 20%, quello ve lo ricordo sempre. Amo, da che cosa vogliamo partire, dai? Di che cosa? Mamma mia, non ci vedo niente questo. Dai, partiamo da questo qua. Dai, Fiorello. Sono i miei preferiti, quindi, ovvio. Fiorellino Jorg, questo è quello con il cracker. Quindi l'altra volta abbiamo visto quelli silenziosi, quest'oggi vediamo i cracker. Allora, accendino a lei. Prego. Magari mettiamoci lontano da tutto l'arsenale che abbiamo lì. Oh, te immagini? Sì, me lo immagino, per questo dico allontaniamoci. Me lo immagini perché lo sai che posso fare. Lo so, sì. Vabbè, basta, oh. Hai fatto 50 metri. C'ho l'ansia. C'ho l'ansia. Ho alzato la... Aspetta. No, non l'alzare troppo, sennò me scarichi tutta la batteria. Ecco, appunto. Porco. Lo sai che abbiamo anche gli bzz? Aspetta, Che mi stai lì, ho l'accendino. Ok. Vai, tirane un po' a muzzo. Fammi un lancio continuativo. Tu puoi dovrei lanciarli un po' più. Ma questo non ha girato. Cioè, gli sta finendo. Guarda, noi abbiamo pure una bella confezione gigante di mitraglie, non so se l'hai vista. Questa qua. Guarda. Oddio. Guarda che pacchetto. Queste portano. Questa porta 10 confezioni da 12 grammi l'una. Quindi 120 grammi di mitraglie, ragazzi. 120 grammi netti. Allestisci, va. Io direi di farne 5. Ma lo vuoi fare questo? 5 e 5, vai. Fanno tanto rumore? Perché? Qua, allora raga, abbiamo collegato. Ha parlato un attimo in aramaico. 5 mitraglie. Vai. Da 200, quindi sono 1000 colpi. Avevo fatto la mitraglia da 1000. Dici, potevi collegare 2500, tempesta 500. Vabbè, perché? Che stai facendo? Mi allontano perché a me si vede, aspetta. Dico, perché non posso farne 5 da 200? Ok, ma poi vediamo se si accendono tutte più che altro. Abbiamo inserito la miccia verde sopra la miccia, diciamo, quella grigia, quella veloce. Vediamo se si accendono tutte e 5. Proviamo. Sei pronta? Non sono pronta. E allora preparati. Allora preparati. Oddio, stava accadendo. Stava accadendo sopra la roba. Io mi metto qua, guarda. No, che senso? Mi devi... Mi è partito un pezzo in faccia. Ma che era? Te giuro. Facciamo la seconda. Poi però, mo se almeno due non si collegano insieme, rosico. Vabbè, ma magari con lo scotch dovresti fa. C'ha ragione pure tu. No. Sto rosica, fermati. Fammi vedere, che è qua. Sto rosica troppo. Provi col pezzo di... Aspetta, questa allora... facciamo così, guarda. Secondo me invece non sono state collegate bene, ma no. Oh, però scusa, se io inserisco questa qua, no? Scusa, teoricamente dovrebbe... così si accende, sono abbastanza sicuro che si accende. Sì, sì. Così si accendono. Sono abbastanza convinto. Vai. Vai. Sono convinto che questa funzionerà. Guarda che schifo qua per terra. Dopo puliamo tutto, noi puliamo sempre. Quando andiamo a sparare puliamo sempre. Vedete che noi ripuliamo tutto. Vai. Ho fatto un disastro. C'è tutto quanto.
Vai! Mamma mia, un bacio di casino. Il segreto era mettere la miccia verde sotto la miccia, diciamo nell'altra mitraglia. Dobbiamo assicurare tutto. Allora, abbiamo fatto un macello, un casino di rumore. Vabbè, sì, ha fatto. Vabbè, questa è la mitraglia, questo è il video rumoroso. Aspetta le altre cose. Cioè, questo è niente, eh. Ah, sono pure le fontane, Va. Io dopo ne famo un'altra, famo una cosa caruccia, mo famo la fontana intanto. La fontana di crackling? Ci sta. Mettiamo sempre qua, così pulisco soltanto una zona, non do pulire tutto quanto il piazzale. Allora, praticamente queste qua, vabbè che non sporcano tantissimo queste. Ok. Vieni qua, guarda. Aspetta. La particolarità di queste fontanine qua, le fontane crackling degli Jorg, che abbiamo già portato diciamo qualche mese fa. Aspetta che voglio cercare di zoom, eccole. Vedete, sono gagliarde, sono belle, sì. Questa dura un minuto e mezzo, cioè sto pacchetto, se tu ne accendessi una alla volta, durerebbe 12 minuti. No, scusa, un minuto e mezzo, no, 2 minuti durano, sì, vedi, 12 minuti. Sì, ma ho capito, un minuto e mezzo, da un po' deve passare la voglia. È per questo che noi le accendiamo, le accendiamo tutte insieme. È così. Così ci divertiamo. Allora, teniamole un attimo, facciamo così. Anzi, questa la chiamata qua che stanno facendo troppa roba. Oh, che scemo. Diciamo che dobbiamo fare. Ok. 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 È finita. Diciamo che è durata un fottio. Cioè, ne abbiamo sparate tutte e sei insieme. Sono durate un'infinità. Tu figurati farne una alla volta la sera di Capodanno. Alla fine, con un piccolo investimento, hai tanta resa, no? Sì. Un pacchettino dura un botto. Sono anche carine. Sono pure carine. Non me l'aspettavo. Certo, magari le devi sparare una, tipo una ogni tanto quella sera. Non è che puoi sparare tutte calcolate. Sì, vabbè, ma tutte insieme hanno un bel effetto. Sono belle, sì. Che vogliamo fare? Oh, io farei pure la batteria, lo sai? Questa. Quella grossa. Fa tanto rumore? Ma fa il fischio, poi fa la batteria. Io non ho problemi con il rumore, io. Tu c'hai problemi, lei è solo i razzi. Dopo, infatti, quelli spara lei.
Allora, batteria Tigrus di mezzo chilo. Netto. Netto. Di perfetto. Di perfetto. Fa pure rima. Allora, questo è effetto tofa, fa il fischio a tofa, quindi tanta roba. Allora, mo, va la posizionava. Dove la posiziono? Là. Si presti all'accensione, prego. Aspetta, mi allontano. Ma ah, porco giù davvero? Tantissimo, cioè, perché la sta vedete, guarda le strisciate che sono rimaste. Che figata, oh. Cioè, l'ho vista, diciamo, col torcicollo. Carinissima. Ci sta? Però tanto tanto alta. Bella, dovevo mettersi belli lontani. Però è una fighissima, raga, cioè io le dobbiamo riprendere queste, oh. Il fischio è bello, cioè da quell'effetto. Tu pensa a metterne, che so, 6, 7, 8 all'inizio di uno spettacolo, sì, che ti fanno questo effetto che richiama la gente, il pubblico. Fighissimo. Bellissimo. Dopo facciamo pure gli avatar, raga, questi mai portati, eh? Di allevi, i fischioni di allevi. Tipo i Comet. Praticamente sono i Comet, perché gli allevi sono fatti da Manna. Sono, sì, quelli brandizzati da allevi, diciamo. Siamo tecnici ormai, non c'è niente da fare. Siamo preparati. Sei preparata? Lo senti, rompo, tanto li finisco. Certo. No, non c'avevo dubbi su questo. Non c'aveva nessuno i dubbi. Perfetto. Come no? Però un paio lascia, le mettiamo nella mitraglia. Sì. Aspetta che spengo la luce quando accendi, va? Vai. Vai, vai. Addosso, come sempre. Perfetto. Ma non stava addosso, no, no, non stava addosso. Vabbè. Sono bellissimi. Bellissimi, sì. Un scatolone, vogliamo un cartone, vogliamo. Dì, Lorenzo, vogliamo un cartone. Cioè, sono stupende, ma poi sono grosse e fanno brrr, un batte della Madonna. L'effetto. Bellissimi, cioè, a me piacciono una cifra. Aspetta. Alza il gas. Sì, io so, colpa mia. Sì, sempre più vicino, perfetto. Perché giuro, sono male. No, il bello è che fra un po' mi fai la macchina nera, va bene? Sì, no, no, ci sta. Vabbè, fa la mitraglia, mo che continui con i zips zips. Oh, mi piacciono. Vabbè, dai. Poi tagli in caso, ok? Tagli. Raga, skippate i prossimi 8 minuti che lei sparerà i zips. Zips. Vado. Dai. Lancia. Sempre più vicino. È il record. Io te lo tiro sotto i piedi, sono sicura. Sì, perché non è successo già, vabbè. Dai, prendi il semitraglie, dai. Dai. Oh, però sono arrivato. Ma dopo li rifai, ma comunque scusa. Non capisco perché ti limiti a prendere solo un pacchetto. Tanto lo sai che me li finisco tutti. Vai tu e prendili tu. Prendi quello che vuoi. Va bene. Vai, allora. Vai, mitraglia. Allora, fai una e l'altra quattro stanno nel paccone. Perché mi sa che voglio parlare di questo. Il packaging. Cioè, queste diciamo che le devi prendere per a mano. Le devi prendere per forza a pacco da 10, non le singole, cioè, non. Ma proprio. Cioè, sono proprio belle. Guarda che figata la grafica. Esplosiva. Sembra tipo una mega mitraglia. Cioè. Ma io infatti pensavo che era così, invece no. Da ignorante, non lo sapevo. Beh, in realtà potevamo. La fuoco alla confezione, sì. No, vabbè, sì, levavamo questo qua. E mettiamo, lasciamo tutte le mitraglie. Tutte aperte. Dai, posiziona, leva. Qua, qua. Non mi fanno a sporcare altri punti. Altri punti. Oddio, aspetta. Allora. Vuoi che allestisco io? Mo, vale, mo fai la stella, però, e non le mette come prima. No, faccio a stella. Vai. Che penso io? Accendino per terra, perfetto. Ho capito, ma dove appoggio? Guarda, sto sporco mi ricorda un po' i video tipo dei cinesi che fanno quelle. Sparano le mitraglie da 10.000, 100.000 colpi. Porco, la puzza giuro. Qua per terra, porco due. Come la puzza? Poi levamo tutto, Ok, siamo riusciti ad allestire il tutto. Allora, la Marica ha attuato la mossa dell'intreccio delle varie micce e si presta all'accensione di questi 48 grammi netti di mitraglie. Prego. Vado? Prego.
macello! Il devasto, il devasto. Oh, così si fa. Le mitraglie l'abbiamo terminate, mo. Mo che facciamo? Con la gente che passava. Ma chi passa? No, non passa nessuno. Passa nessuno. No. Le macchine sotto. Le macchine sotto. Allora, vediamo che cosa c'è rimasto. Comunque, in tutto ciò. Sì. In tutto ciò. Sì. Io non vedo l'ora di sparare loro. Allora va a recuperare la batteria, li mettiamo dentro la batteria, va? Ma sicuro non vuoi fare tutte le batterie e poi per ultimo? No, quella è la volata finale, quella è conclusione. Ah, volata finale. Conclusione e basta. Ok. Quindi vai a prendere la batteria. Vado io, la reggi qua. Comunque vado a prendere io. Vabbè, facciamo finta che la sto andando a prendere io, ma in realtà la va a prendere Porverin. Corri, piccolo agnellino. Sartella un po', tipo Heidi. Heidi. Sartella. Heidi. Da notare la fattura, nel senso... Solida, regà, solida. Quando sparano certe batterie si rompono. Fa vedere bene. Questa è solida. Cioè, se non ha preso neanche di fuoco. Non ha preso neanche fuoco. Vai. Vai, amo che ho preso male la telecamera. Sì, dammi a me. Aiuto. Ok. Vai. Allora, aspetta. Allora, scartami questi avatar di Peppe Allevi. Comunque del nostro anche Allevi. Questi. Cioè, che bellissima grafica. Packaging, si chiama Packaging. Vabbè, anche la grafica giamaicano. Cioè, mi piace anche la grafica. Sì, per sì. Avatar, tipo il film, giusto, no? Comunque. Ecco, mo copyright, perfetto. Adesso dobbiamo tagliare. Quindi, zac, zac, zac. Sì, zac, zac, zac. Si taglia. Vai, prego. Allora, questi dovrebbero avere un 6 grammi al pezzo. Lo stecco è molto molto simile. La grafica è diversa, ovviamente. Hanno la loro, non sono, cioè, come i Comet. Dai, guarda che figli. Aspetta, aspetta, non muovi tutto. Non sorry. Niente. Guarda, gira piano piano, gira piano piano. Belli, belli. Molto primaverili. Primaverili, come questa giornata che c'è stata oggi. Allora, come ci penso io? Prego. Allora, aspetta. No, ma guarda che sono carini, secondo me. Fanne uno da solo. Guarda, questi si indirizzano per cavoli loro, quindi non riesci a prendere la telecamera. Facciamo che Polverin mi faccia ogni idea. Ecco, non sapete che sono io. Vai, accendine uno. Vado. Aspetta. Non è che li accendo tutti, per sbaglio? No, accendine uno e basta, non esagerare. Vabbè, facciamo così, va. Sono sicuro? Vado? Vai. Allora, aspetta. Danno un bel colpetto, come i Comet. Piccolissimi. Però sono belli. Sono proprio piccoli. Però il botto, guarda, è il tonfo, lo dà, non te credi, miseria. Ma poi il fumo, a me mi piace sta cosa del fumo, guarda che figo. Cioè, a me che rimane il fumo per aria mi fa morire. Poi questo, vabbè, sarà dovuto pure sicuramente tipo all'umidità, alle cose. Giù. Vabbè, quello è il bilanciamento. Per... Infatti indirizzo verso della, fammi sto piacere, va. Infatti, capito. Vai, sparane due, va. Per evita. Allora. Questo è double avatar. Mettili così. Tutti e due nello stesso buco, scusa. Così. Paro paro. C'ho paura che tri. Va bene. Che tri che? Vado. Vai. Allora è professionista. Ma guarda, quello è andato d'acqua lì, è andato. Comunque. L'avevo messi per di là, giuro. Vabbè, ma poi se. Ciao! Questo è zio, sì. Auguri! Auguri, ci vanno sempre gli auguri, ce fa! Guardano iella, maledetti! Grattati, grattati! Dai, sparassi gli ultimi tre tutti insieme, allora. Ho fatto uno, due e tre. Non te puoi sbagliare. Uno. Dov'è? No, perché mi dà fastidio che vanno di là. E gira la batteria. Gira la batteria. Faccio così. Così. Sì, no, aspetta. Fermati. Di là così. Ok. Ma non cambia niente, vanno di qua. Sporgili così, guarda. No, è vero, non fa. Così. Oh, se a Polveri mi partono bene, giuro, sbrocco. Sbrocca, sì, è meglio, aspetta. Sbrocca, sbrocca. Vai. Questo è carino. Vai, quello portato a casa. Sì. Levati. Allora, diciamo che l'effetto rumoroso l'abbiamo ottenuto. Sì. Come, cioè, noi volevamo fare il video rumoroso, perché questi sono perfetti. Cioè, non c'è sta razzo che in partenza fa più rumore, almeno, diciamo, tra i commerciali italiani. C'è sta?
Sì, sono rimasta con lo stecco. E quello lo porti stasera a cena e ci giri la minestra. Guarda, faccio ripotte. Trotum. Allora. Oh, c'è rimasta la volatina e qualche fiorellino. Aspetta, mamma. La volatina pitianese. Questa pure è figa, eh. Questa picchio di spettacoli è una cosa spettacolare. No, non spettacoli. Più messi. A parte che c'è pure qualche mini cicciolo piccolo qua. Non c'è più. Signore santo. Come spari? Vedi che cosa stavi facendo? Ti è mancato poco? Tu parcolato. Sì, qua non si fanno le cose così. No, vabbè, no. Ah, no, sì, ok, è vero, sì, non si fa. Ma ti pare? Io che sbaglio? Ma quando? Dai. Vai, allora. Con questi mini ciccioli e falli quali sono sempre questi sono i mini ciccioli piccolo di Jorgen. Questi perfetti per il rumore infracittadino, tra i palazzi fanno un bel rimbombo. A casa mia andrebbe bene. E a casa, quindi questi li portiamo a casa tua se ne avanzano un paio. Così mi cacciano e sarebbe pure ora. Ho capito quali sono. Fastidiosi questi. Fastidiosi. Perfetto, dai, perfetto. Dai. Dai, mica li facendo. Due alla volta lei, sempre. Però gliene spara uno, perché lei è forte così. Lei accende a doppio e sparano singoli. Ma i razzi li accende in una direzione, vanno in un'altra, ragazzi. Perché pensavo che mi era finito addosso. E te, cara. Certo. Sai cosa più? Beh, certo. Comunque sempre tutto calcolato. Sì, no, sì, sicuramente. Calcolatissimo. Riassunto di questo video. Tutto calcolato, vogliamo. Tutto calcolato. Video. Tutto calcolato. Allora. Dai, in altri due. Oh, facciamo una stellina. Vai, fai una stellina. La fai più lontana dalla roba. Allora, favore. La facciamo qui. Beh, sempre vicino comunque, non è che. Beh. Vabbè, dai. E beh, tutto un bel. Per caso parti, tutto che calcolato, succede? Tutto un bel, vabbè. Batti la batteria. E che gli fa, Massi? Mettiamo la spianata sotto sopra. Aspetta, aspetta. Qui ci sono carini. Guarda quanto piccoli. Sono piccoli come me, amore. Taglia perché è tutta una minchiata, ma sempre. Guarda che carini. Vedi? Visto. Prego. Se non li fai, prego, prego. Mi consenta. Vai. Aspetta, vai. Vado. Sono carini. Sono carini? Belli, serpeggiano. Belli. Quando li accendi serpeggiano. Come le anguille. Allora io direi. Allora facciamo, senti a me, una stella di fiorellino e poi chiudiamo con la volatina e si stella va. Stella di fiorellino? Vai, no. Vai, preparala, allora. Allestiscila. Fiorellino blu, ragazzi, ricordate i fiorellini blu di Jorg sono quelli con il cracker, quelli marroncini, arancioni, diciamo, sono quelli silenziosi per modo di dire, non fanno il cracker. No, un pacchetto solo? Pensavo due io. Ma fanno due pacchetti? Certo, che stiamo a fare? Così? Che stiamo a fare? Vabbè, era per vedere se eri attento. Ah, ecco. Tutto calcolato. Tutto calcolato. Mi raccomando, raga, hashtag tutto calcolato. Tutto calcolato. Tutto scaccolato. Scaccolato. Che schifo. Che zozzeria. Porco due. Ho capito. Sono in tasca io. Vai, guarda che stai a fa'. Allora, ti aiuto. Allora, innanzitutto, metti le mani a posto. Questo è uno vecchio, sicuramente. Oh, guarda, mo! Dum boom. Questo è il dum boom a caramella che abbiamo sparato qualche tempo fa. Avevamo pulito tutto una volta, porco due. Oh. Vabbè. Mi spuntano cicci. Dammi la carta. Allora, poi ti faccio vedere io. Capito come? Lo so, ho capito, può succedere. Cioè, rimangono, scusa, che non si è so come accesi. Quando fai la stella di Raudi e qualcuno non te parte o qualcuno viene rotto. Sono gli incerti del mestiere, quelli. Oh, io non vado a cercarli, te lo dico. Che cerchi? Rimangono così e mai sono perduti. Vai. Ok, mamma mia, manco quando facevo interrogazioni c'ho tutta stanza. Pronta? Vado. Guste Dank, vai. No, scusa. Dai, Sono riuscita. Sempre tutto calcolato. Sempre tutto calcolato. Beh, sto giro è andato bene, io. Hai fatto un lavorone, io. Rimasto uno. No, accesi tutti, accesi tutti. In mezzo al fumo. Grazie. Grandine. Allora, volata, fammi la volata e salutiamo i ragazzi. Perché per chiudere un video ci vuole una volata come uno spettacolo. Siccome questo video è uno spettacolo, ci vuole la volata.
Mazza, vai. Che mi sono inventato. La mia, sul sta... momento, tipo freestyle, no, queste sono proprio le puttanate. Tiger, questo, eh? Tiger di. Tiger. Teanese, questa è Teanese. Teanese, giusto? Teanese. Teanese. Questa si chiama una volata, si chiama proprio, la batteria. Teanese, aspetta. Che voglio vedere quant'è. Mi pare che so 280 237,5 grammi. Perfetto, sono stato ambizioso. Vai, posiziona. Guarda, per, c'è anche da dire. Visto bella incartata. Beh, questo è il PVC, no? Sì, però dico, guarda che blisterato, carino. Blisterato, guarda che bella grafica, fighissima. Vabbè, è meglio, no? Blisterato, sì, blisterato, sì. Scarta. C'è da dirlo. Scarta la carta, compleanno tuo. Scarta la carta. Scaccola la cacca. Vabbè, ogni volta che dici scaccola, comunque me devo tirare sul naso, non è normale, secondo me. Raga, tra l'altro, mentre Marica scarta, entrate nel gruppo Telegram. Che là si parla di pirotecnica H24 24H. Ce l'abbiamo fatta te. Dammi la carta, dammi la carta. Allora. Allora. La volata, è facile. Io miccia. Questa c'ha una miccia soltanto. Ok. Vabbè, certo. Volata. Vai, posiziona, va. Posiziona l'acqua vicino pure. La piove però devastante, cioè devastante proprio, cioè questa è fighissima, è bellissima, a me piace un sacco, guarda la nube, non so se di la, questo è il profumo eau de polverine, bellissima, cioè è spettacolo, a me piace l'odore di polvere bruciata, ah, ci andrei in giro proprio, fumo, hai visto come serpeggiavano. Ragazzi, il video finisce qua, bella da vedere, aspetta. Dimmi. Non può finire. Non può finire così. Non può finire, non può finire così. No. Sei tipo Rocky Balboa. Non può finire così. Non può finire. Giuro che pulisco tutto. Cioè, polvere pulisce. Cioè, non c'ha nessuno il dubbio. Il canale è tuo? Vai. Allora, fai il saluto e chiudi così, dai. Devo chiudere con queste. Doppie. Allora, ragazzi, grazie di aver visto il video. Vi avvisiamo che dopo queste doppie finirà. Purtroppo ne arriveranno altri, mettete mi piace, voi più mi piace mettete più Marica è propensa alle registrazioni. Scemo. È come scemo. Io registro pure se non ci stanno. Allora ragazzi, smettiamo di registrare e spariamo per conto nostro. Basta. Vado? Prego, mi consenta. Sì, no, c'ho paura che mi sparo in faccia. Ma che senso? Mi sono incastrato. Guarda, aspetta, guarda intanto la nube. Sì, mi sono Vai. Strappo. Vai, strappo. Dai, strappetta. Vado? Prego. Vai, amore. C'è tu. Avete visto? Professionisti. Ragazzi, grazie per essere arrivati fino a questo punto. Noi vi mandiamo un bacione. Lasciate un mi piace e ci vediamo in un prossimo video. Tutto calcolato. Tutto calcolato. Tutto calcolato.